Coach Enzo Bignone, ciao, scusami ma sono cieco, non ti ho visto prima. Buonasera. Buonasera. Ciao. Allora, oggi che tipo di risposte hai dato alla squadra? Risposte? Le domande, forse hai fatto qualche domanda in più. No, oggi come sempre, al di là del risultato, indipendentemente dal fatto che vinciamo o perdiamo, sono molto scontento dei ragazzi, perché oggi non ci hanno neanche provato. Cioè, noi ci proponiamo chiaramente solamente di competere, non siamo come sempre legati al risultato, ma oggi veramente loro sono ragazzi stupendi, si allenano sempre. Parlo esclusivamente della prestazione della partita, è stata una pessima prestazione. Noi ci proponiamo come ogni anno di crescere questi ragazzi, di farli avvicinare al mondo senior, di accelerare un pochettino la loro crescita. È chiaro che quest'anno è un gruppo con un'annata buca, perché dovrebbe essere l'anno del 2003 e invece abbiamo sostanzialmente il 2004-2005. Molti di loro non hanno giocato una partita vera per più di un anno. Questa è la sesta partita di un campionato senior di Serie C, che è comunque un bel livello. Catania è un gruppo di ragazzi affiatati, allenati bene, comunque anche bravi. Scusami, Catania, Gravina? Gravina. Vabbè, Gravina di Catania, ok. Esatto. Hai capito cosa volevo dire? Nel senso, esatto. Ma ci sono ragazzi che giocano questo campionato da tanti anni, come Enzo Santonocito, Spina, insomma, tutti i ragazzi, anche Carello, che il ragazzo di fuori che hanno preso, è molto bravo. Sì. Per cui chiaramente oggi non mi aspetto la vittoria, ma neanche mi interessa, cioè non l'ho mai chiesta. Però mi aspetto un passo avanti dal punto di vista di voler competere, di cercare di spingersi un passo avanti e non di guardare le persone che mi tirano in faccia a due metri. Questo è l'unico aspetto che oggi veramente non esatto, mi è piaciuto. Forse difensivamente anche rinunciare al massimo. Sì, poi in attacco oggi ci mancano dei pezzi, il coach Marchesano oggi chiaramente nel secondo quarto poi propone la zona 2-3-2, per noi un argomento non trattato, no? È come se noi tu ti prepari per il compito italiano e poi trovi l'esame d'inglese e dici ma mi sono studiato italiano. Quindi chiaramente lui ne ha tutto il diritto, perché è un campionato senior, non è un problema suo. Esatto. Io là non me lo aspetto, ma difensivamente dal punto di vista della voglia oggi non mi sono piaciuti. Il giorno di ritorno te lo aspetti come negli altri anni, quindi di risalita quest'anno? Arriveranno questi ragazzi nuovi? Chiaramente questo per noi è sempre stato così, tu lo sai. Esatto. La seconda parte della stagione ci vede sempre crescere. Non mi aspetto di rimontare 60 punti e vincere di 20, no? Ma chiaramente mi aspetto un passo avanti da parte di tutti, perché il lavoro paga sempre, noi lavoriamo tanto. Oggi ho un gruppo che anche numericamente fa fatica a fare certi tipi di lavori, perché oggi eravamo 7. Vediamo piano piano nell'arco della stagione intanto di recuperare almeno i ragazzi che sono fuori per infortunio, perché ne ho tanti. Sono sicuro che chiaramente che il lavoro paghi e che nella seconda parte di stagione faremo vedere dei passi avanti, sono tranquillo su questo. In bocca al lupo, coach. Grazie mille, alla prossima. Noi vi ringraziamo per averci seguito, grazie Gennaro Gorgone. Grazie a te, Robby. Grazie Ettore. Grazie mille a te. E buonasera a tutti.